pam 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 pam. Mandate la lettera di sfida, non si torna più indietro. Pensaci bene, ok? Sono sicuro che anche Ryuji e Lady Ann saranno tesi. Vedi di parlarne con loro, ok? Piripi piripi. Ehi, dove ti trovi adesso? Sono ancora andato a casa, sono ancora in classe. Anch'io, sono ancora a scuola. Mi trovi sulle scale di fianco alla tua classe. Pensi che dovremmo entrare nel palazzo oggi? Andiamo, ma perché no? Oh, davvero? Ascolta, amico. Forse perché non mi sono dato molto da fare di recente, ma sento che mi sto indebolendo. Incontreremo sicuramente delle ombre fortissime. Dobbiamo essere pronti. Fuori c'è il sole, è perfetto per allenarci. Che ne dici di darci dentro un po'? Pare che perfino Ryuji abbia molte preoccupazioni. Ma è vero, allenarsi fisicamente ti rende più agile e forte. Potremmo sfruttarla la cosa, che ne dici? Però tecnicamente potrei anche andare dritto al castello e poi invitare Ryuji a uscire. Si è sforzato molto per invitarti, perché almeno non senti cosa vuole dirti? La lettera di sfida. Mandiamo la lettera di sfida. Abbiamo trovato il tesoro, quindi credo che dovremmo occuparcene al più presto. Se sei pronto, raduniamo tutti. Siamo in 4 gatti, letteralmente, di cui uno è un gatto. Allora cosa vuoi fare? Ci raduniamo? Direi di no, ci penso più tardi. Beh, potrei accettare l'invito di Ryuji effettivamente. D'altronde è qui. Però prima di accettare, mio caro Ryuji, ti devo far aspettare un attimino. Prima di tutto andiamo a Central Street. Oh, eccoci qua, tra l'altro. Era proprio questo che volevo. Adesso che ci penso, torna pure quando te lo desideri. Sarò di tua iniziativa. È quello che ha detto. Ma come faccio? Beh, è appena apparso un portale. Però prima andiamo dentro e compriamo un po' di libri, che tanto male non ci fanno. Prego, grazie. Però qui è apparsa la stanza blu. Ehi, prigioniero. Il nostro padrone aspetta. Prego, di qua. Va bene, grazie. Muoviti, coglione. Oh, Dio mio. Patatine loro, comunque. Piccole, antipatiche, però tanto rispetto. E che cazzo? Ancora sto vestito. È così, eccoti. Come ci si sente a scivolare dalla tua solita vita nell'insolito? Il nostro padrone ha approntato un punto d'accesso per arrivare qui direttamente dal mondo reale. È quella porta che hai appena attraversato. Devi essergliene grato, prigioniero. Anche questo ti aiuterà nella tua riabilitazione. Fanne buon uso. In realtà mi serviva proprio venire qui, quindi grazie, Igor. Ascolta, prigioniero. Posso aiutarti? Abbiamo inserito una nuova terapia per la tua riabilitazione, sotto forma di battaglia sfida. Per queste prove permetteremo alle cognizioni dei tuoi compagni di combattere al tuo fianco. Dankesho. Versa le tue lacrime di gioia. In base ai risultati degli scontri riceverai delle ricompense per l'impegno. Se avrai successo sarai ricompensato e fortificherai il corpo e la mente. Peccato che mi fanno usare il livello attuale e non quello che avevo prima. Per questa parte della riabilitazione abbiamo anche preparato un palcoscenico speciale. Approfitta dell'occasione per dimostrare fin dove puoi arrivare con la forza che hai ottenuto. Con la forza attuale da non molto lontano, però se desideri provarlo subito, ti accontenteremo. Beh, direi di no, quindi grazie lo stesso. Io sono venuto qui per un'altra cosa, in realtà. Sono venuto qui per prendere una persona. È venuto nella stanza di velluto. Allora, no, non devo creare, devo evocare una persona con l'arcano del carro. Eccolo qua, e prendiamo una qualsiasi. Principalmente è sempre meglio scegliere quella che costa di meno. E incredibilmente, tra l'altro, lui è il carro. E credo sia fatta apposta proprio perché tecnicamente Ryuji è la prima persona che ti chiede di uscire assieme. Quindi penso che la cosa Arsène, Pixie, carro fosse voluta fin dall'inizio. Di conseguenza ti fanno avere questa persona per far sì che il tuo legame con Ryuji sia subito sbloccabile. Quindi ora rispondiamo al telefono, andiamo da Ryuji e con la mia persona, che abbiamo appena preso dal nostro amico Igor,
passiamo del tempo insieme a Ryuji. Figo, andiamo a fare un po' di esercizio. Oh, non dimenticare di mettere la tuta prima. Beh, io non sono più a scuola in realtà, quindi devo tornare ora. Quanti ricordi questo posto? Questo è il posto segreto in cui mi allenavo. Quando facevo ancora parte della squadra di atletica. Sai, pensavo di tornare a correre. Beh, sarebbe un'idea. Combattere in quell'altro mondo è stato uno shock per me. I miei movimenti erano così lenti. Così ho pensato, forse devo rifarmi un po' i muscoli. Beh, perché no? È un'idea. Sono così debole che posso solo migliorare, no? Beh, perché no? E poi in questo modo forse potrò aiutarti meglio. Conto su di te allora. Blim blim blim. Ci resterai di sasso per la sorpresa. In senso buono, naturalmente. Ovviamente, Ryuji. Allora, a ogni modo ti comporti come se la cosa riguardasse solo me, ma ci sei dentro anche tu. Eh? Che cazzo? Come mai sei sorpreso? Secondo te perché ti avrei chiesto di venire in tuta? C'ha ragione. Che senso avrebbe avuto se fossi stato solo io ad allenarmi? Ok, adesso farò degli scatti di ginocchia in alto. Tu fa pure quelli normali. Va bene. Ho corso intorno alla scuola insieme a Ryuji. Che cazzo? Le gambe, due blocchi di marmo. Prima dell'arrivo di Kamoshida, la squadra atletica era il fiore dell'occhiello della scuola. Ma dopo che ha fatto licenziare l'allenatore e ha preso il suo posto... Che bastardo, voleva liberarsi di noi sin dall'inizio. Ci faceva fare allenamenti pesantissimi e se non ce la facevamo ci caricava ancora di più. È stato tutto il tempo così. Bastardo. In particolare ce l'aveva con me. Lo sapeva che sono uno che reagisce. Ah, Ryuji patato, anche tu, eh. Se il mio tempo peggiorava appena un po', mi insultava. Una volta l'ha fatto tirando in ballo i miei. I tuoi genitori? La verità è che ho solo mia madre. Quando mio padre stava ancora con noi, non faceva che bere. A volte mi picchiava o picchiava mia madre. Non so come abbia fatto quel bastardo a scoprirlo, ma l'ha tirato fuori davanti a tutti. Che stronzo. E come puoi immaginare, non ci ho più visto e l'ho colpito. E hai fatto bene. Ma ho avuto come la sensazione che non aspettasse altro e ha sciolto la squadra per atti violenti. E adesso gli altri ex membri della squadra mi trattano come una specie di traditore. Ah, non posso dargli torto. Per colpa mia non possono partecipare al campionato. Beh, ma non è totalmente colpa tua. Te ne sei pentito? Un po' sì e un po' no. E dai, non farmi domande così difficili. Non sono un genio, lo sai. Ah, comunque non ha importanza ormai. È acqua passata. Beh, l'importante è che ci sei passato sopra. Adesso penso solo al futuro e a quello che faremo, costruire il nostro futuro. Dobbiamo pensare positivo, fratello. Vabbè, come vuoi. Ciaffete. Sento che il mio legame con Ryuji si sta rafforzando. Tan tan. Discorso da bullo. Se una negoziazione con un'ombra giocosa fallisce, puoi provare di nuovo. Beh, in realtà questa cosa succede sì e no pochissime volte. Queste power up che ci permettono di riprovare una discussione. Perché tecnicamente tu devi avere questo membro nel momento in cui c'è un'anima, una persona gioiosa che ti sfugge. Quindi è sempre un po' un 50-50. Cioè o c'è lui in squadra o non è lui giocoso. Oh, è andato avanti. Forza, ci siamo già riscaldati, no? Che ne dici di un'altra corsetta? A proposito, te la cavi molto bene nella corsa. Ma non quanto me. Vabbè, certo, tu eri un atleta. Merda, mi tremano le gambe. Non crollare a terra tornando a casa. Ci si vede? Ciuff, ciuff, ciuff. Allora, ora torniamo alle Blanca. E ci chiama Ryuji per dirci... Ehi, sei arrivato sano e salvo a caso? Niente cadute, vero? Ma ehi, non sono in forma. Ho praticamente dovuto trascinare le gambe sui gradini della stazione. Prima non mi sarebbe mai successo. Ah, avrei dovuto continuare a correre. Beh, ma ti eri fatto male, quindi ha anche abbastanza senso. Non è mai tardi, amico. Puoi dirlo forte. Siamo solo all'inizio, continuiamo a correre anche domani. Ah beh, come vuoi.
Sono arrugginito, ma anche se è stata dura, mi sono divertito. L'importante è quello. E grazie a te c'è anche un po' di rivalità tra amici. In più possiamo parlare. Va bene, ci becchiamo. Ciao. Ciaone. Allora, come occuperemo la nostra serata, mio caro gattino? Cosa vuoi fare? Anche se sembri prendere gli studi seriamente, non crede che non ti tenga d'occhio. Ricorda che prima o poi li vedrò i tuoi voti. Vuoi dimostrare di aver voltato pagina? Studia sempre come si deve. Beh, mio caro Soggiro Patatino, prenderò i migliori voti che tu possa immaginare, credimi. Oh, salve. Tecnicamente lui ci dirà un po' di cose inutili, ma... beh, è divertente parlare con lui, credetemi. Ok, eccoci nella nostra stanza. Che aspetto desolato, non c'è niente in questa stanza. Ho un'idea. Portami quella sedia, quella dell'angolo. Eccola qua. Se sali su questa sedia dovresti poter raggiungere quella trave del soffitto, no? Morgana, mi stai dicendo di mettermi una corda al collo? Fare Sayori? Dovrei riuscirci. Perfetto, allenati usando quella trave. Lascerò fare a te, ma dovrai allenare anche il fisico. Ti allenerò per bene, quindi preparati. Incredibilmente questa azione è molto utile, ma ammetto di non averla mai fatta per un semplice motivo. Non sapevo che fosse utile. E credetemi, per le prime volte che non possiamo uscire da questa casa, in realtà fare quella roba è molto utile, credetemi. Quindi direi, alleniamoci, che tanto male non fa. Sei dell'umore per allenarti? La prima volta io non mi sono allenato e sono andato a craftare della roba. È stato inutile, credetemi, però. O forse sono andato ad aiutare Sojiro. Una delle due. Allenarsi in stanza ti permette di aumentare gli HP. Yes. E beh, peccato che l'ho scoperto tardi, però poi ho recuperato, credetemi. Bene, allora cominciamo. Facciamolo. Vediamo come si allena sulla trave. Yes. Senza ulteriori indugi, diamo inizio al tuo allenamento. Ah già, non avevi comprato quei frullati proteici? Hai pensato proprio a tutto, sono colpito. In realtà non l'abbiamo comprato, Morgana. L'ho trovato nel castello di Kamoshida, vorrei ricordarlo. E questa? Oh, è vero, domani andiamo a Central Street. Me lo devo ricordare. Come stavo dicendo, i frullati aumenteranno il nostro bonus, in questo caso di HP, ma in altri casi ci aumenteranno anche il bonus di SP. Ma per adesso è presto per parlarne. Vuoi prendere qualcosa? Prendiamolo, tanto tra poco ne avrò tanti altri. Ne hai uno, vuoi berlo? Assolutamente. Glugete, glugete, glugete. Ah, buono. Cominciamo l'allenamento. Non l'avevo mai vista l'animazione. Bene così, puoi farcela. Sgombra la mente, concentrati. Sgombra la mente, sgombra la mente. Non mollare, dai, spingiti oltre i tuoi limiti. Adesso tiriamo giù la trave, sfondiamo tutto il locale. E vorrei dire una cosa, e la penso fin dal primo giorno in cui ho visto il nostro personaggio per terra. Secondo me, la sua posizione così è una citazione a Yamko. Credetemi, secondo me questa è una chiara citazione a Yamko. Ehi, tutto bene? Non hai ancora una gran muscolatura, quindi cerca di non strafare. Pare che tu abbia acquistato un po' di forza, ovvero HP in questo caso. Abbiamo aumentato i nostri HP di 5. Però sembra che anche il frullato proteico stia dando i suoi frutti, ovvero un altro HP extra. Non vale la pena sfruttare i frullati e l'allenamento in casa per un semplice motivo. Come avete visto, ci dà veramente poco di bonus, sia uno che l'altro. Se non avete modo di uscire, ovvero i primi tempi, e non sapete cosa fare, quindi craftare, aiutare Sojiro, queste cose qua, mettetevi, allenatevi e aumentate di poco a poco la vita. Ne vale la pena. Beh, si sta facendo tardi, perché non ti fai una bella dormita? Prima farei una doccia, però. Quindi, se non c'è nient'altro da fare domani, quindi che Ryuji ci dice dai, usciamo anche oggi, stavolta andiamo dritti al castello e non me ne frega niente. Ah, siamo riusciti a sederci. C'è un libro che non hai ancora finito di leggere, ricordi? È una bella occasione, perché non leggi un po' prima di arrivare in destinazione? Leggere ci aumenterà delle cose, ma tecnicamente, come potete vedere, ci vogliono due blocchi per poter leggere un intero libro. Ora, come potete vedere, tutti i libri aumentano conoscenza, acquistare fascino, la perizia e cos'è questo? La gentilezza. Questo invece ne richiede uno ed è un libro che ci permette, uno, di finirlo in una botta sola, ma soprattutto
Yongen Yaya, come non l'avete mai vista. Chissà se parla delle Blanche. Una volta finito di leggere, questo ci permetterà di fare una cosa, ovvero questo. Hai finito di leggere esplorando Yonka 4. Neanche una riga che menzionasse le Blanche. Però hanno consigliato delle gabbie di battuta vicino al supermercato e il bagno pubblico in quel vicolo. Con tutta questa verità, vivere a Yonka non sembra così male. Leggere le riviste da una sola lettura ci permette di scoprire vari luoghi nelle città, quindi state all'occhio. Ogni tanto dovreste andare a dare un'occhiata in quei posti. Beh, potremmo farlo. Oh, siamo quasi alla stazione. Beh, direi che hai sfruttato il tuo tempo in modo eccezionale. Direi anch'io. E visto che appunto a noi leggere i libri ora non ci serve, tutto quello che faremo quando leggeremo sarà leggere i libri di una sola pagina. Guarda chi c'è dietro di noi. Ah, questo mese ho speso troppo in vestiti e adesso sono al verde. Perché non ti cerchi un lavoro? Le riviste di annunci che trovi in stazione possono esserti utili. Magari dopo la scuola farò un salto al sottopassaggio di Shibuya per prendere una copia. Certo, lavorare da sfigati. Cazzo vuoi, puttana? Spero di trovare qualcosa di semplice. Fosse così semplice trovare lavoro, santo Dio. Ah, brutto il tempo in cui viviamo. E oggi piove. Incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo bisogno di soldi. No, non è vero. Certo, ma perché lo dici adesso? Beh, ora possiamo procurarci armi, medicine e robe varie. Ma non possiamo comprarle senza un po' di grana. Ragazzi, sono milionario. Lo sapete, vero? Abbiamo una cassa comune. O forse no. Hai qualche risparmio, ne guadagnerò un po'. Come se fosse facile. Ryuji. Se ci trovassimo dei lavoretti... Non so, dobbiamo proprio. Oh merda, Ushimaru sta guardando da questa parte. Scusate, devo lasciare la chat un attimo, ciao. Casualmente oggi tutti parlano di lavoro part time. Quindi in pratica il gioco ti sta dicendo: vatti a cercare un lavoro. Se vendiamo ciò che troviamo nel palazzo tireremo qualche soldo per finanziarci. Ma come ha detto Lady Anna, un lavoro part time sarebbe meglio. Ci sono delle riviste di annunci nella stazione di Shibuya, no? Dovresti prenderne una. Io direi di no. Direi che quei 9 milioni un po' mi pesano le tasche, sai? Comunque, oggi piove e, visto che piove, vi porto a scoprire un posto. Andando a Shibuya e andando al tornello di Ginza. Queste sono cose che si scoprono piano piano nel gioco. Però se adesso è sbloccabile, possiamo parlare con la tizia. E oggi, solo nei giorni di pioggia, hanno questo oggetto che all'inizio del gioco, credetemi, vi salverà il culo. Il sandwich inzuppato. Questo recupera 200 di vita a un alleato. Per 2000, credetemi, ne vale la pena. Ne vale stratanto la pena. Tutto il resto in realtà è roba che non serve. Un sandwich 10 HP e un panin, un pasticcio di frutta 30 HP. Wow. Grazie signora, ci vediamo domani quando pioverà ancora. Anche i distributori tra l'altro sono interagibili. E come potete vedere possiamo comprare della roba. Ma non curano granché, quindi non ne vale la pena. Se però andiamo a Shibubu, vedrete che con la pioggia tiriamo fuori l'ombrello. Vabbè, è una cazzatina, però volevo mostrarvela. Andiamo a Central Street e ci dirigiamo in questo discount. Perché voglio comprare un po' di roba. Che labirinto pazzesco, sembra quasi un palazzo. E ci compriamo un bel po' di frullati proteici. Che tecnicamente possiamo anche usare in battaglia. Ma non ne vale la pena. Sì, ho speso un bel po', ma... Ehi! Sono milionario. Questo tra l'altro è il concime per le piante. È quello economico, ci dà un solo di generosità. Non vale granché, però credetemi che più avanti cambia realmente poco, soprattutto quando hai gentilezza al massimo. Poi questi sono dei regali che possiamo fare ai nostri confidenti. Ma credetemi, io ne ho comprati un sacco. Ci fosse stata una volta in cui sono riuscito a regalare per esempio questo set di noodles o questi multivitaminici. Per quanto in realtà sia abbastanza facile capirlo a chi dare il multivitaminico, a Ryuji, non mi è mai capitato di darglielo, quindi io compro i regali, scusate il singhiozzo, e mi porto avanti. Questa farmacia
economica, più economica ovviamente della dottoressa Yongen, ma non ne vale la pena. Credetemi che non ne vale la pena, perché è vero che costerà poco, ma i loro effetti sono una merda. Non ne vale la pena, credetemi. Piuttosto farmate e comprate medicine normali. Qua invece è un fast food e qua possiamo comprare cibo. Incredibile, no? Però questo cibo, come potrete immaginare, ci cura. Ci sono delle volte che hanno dei panini in edizione limitata, come questo. Questo cura 40 d'HP a tutti gli alleati. Possiamo comprarne solo uno, non è granché, ma io vi consiglio di prenderlo. Tutto il resto, bene o male, è inutile. Quindi, visto che ho fatto quello che dovevo, io ti direi, andiamo al centro commerciale sotterraneo. Vediamo anche lì cosa possiamo comprare e se non ricordo male, adesso non c'è granché. Tipo, in questo negozio, erboristeria, puoi comprare un po' di regali e dell'olio per recupero, che cura tutte le alterazioni negative non speciali di un alleato. Oh, vale proprio la pena di spendere 5.000 per questo. Oh, no. Come potete vedere ci sono altri regali e, beh, sono interessanti, ma per adesso non ci serve. Questo negozio, invece... E questo negozio vendono accessori che possiamo equipaggiarci in battaglia. Ormai a me non servono più perché uno, ce ne ho uno di tutti, di entrambi. E due, ho già gli equipaggiamenti definitivo per tutti. Qua invece c'è il fioraio, ci vende roba tra cui anche altro fertilizzante. Io li compro per non comprarli più avanti, ma tecnicamente va bene uno qualsiasi, credetemi. E qua invece altri due negozietti, questo di sport che... vende anche questo i multivitaminici, tra cui quest'altro frullato che ci permette però di comprarne uno solo. Non mi ricordo se questo è uno al giorno o uno al mese. Controlleremo domani. Ah no, domani no, perché domani dovremmo combattere. Però possiamo comprare anche questi altri oggetti, però questi solo 3 al massimo. Quindi per adesso li prendiamo così. Ora che abbiamo completato tutto, torniamo a scuola e andiamo a mandare questa lettera. E tra l'altro vi mostro una cosa. Vedete? Oggi piove, quindi le cose sul tetto non è che siamo lì messi in mezzo con la pioggia. Siamo nascosti sotto la tettoia. Bene, ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida e rubare il tesoro di Kamoshida. Non avremmo potuto inviarla sin da subito. Non è così semplice. La materializzazione dei tesori non è permanente. Superato lo shock iniziale, scompaiono. Credo che la materializzazione duri massimo un giorno. Come? Praticamente un attimo. A ogni modo, adesso possiamo inviarla, no? Allora, facciamolo e rubiamo il tesoro di quel bastardo. Beh, una volta rubato il tesoro, il palazzo sparirà per sempre. Non lasciate cose in sospeso. Direi che sono a posto. Ho raccolto tutti i semi della bramosia. Ho raccolto tutte le ceste di cui avevo bisogno. Quindi, perfetto così, no? Invia la lettera di sfida. Non vedevo l'ora di sentirtelo dire. Dai, chi la scrive? La scrivo io. No, la scrivo io. No, miau, la scrivo io. Domani è il grande giorno. Quindi mandiamo la lettera di sfida al mattino e portiamo a termine il piano entro la sera, giusto? Esatto, l'effetto non dura a lungo. Sei preoccupata? Ho atteso anche troppo. Perfetto. Ce la faremo, a qualunque costo. Allora, chi scrive la lettera? Lasciate fare a me. Perché? Perché? Perché non dovrei farlo io? È una cosa importante, sicuro di reggere la pressione? Concordo. Voglio colpire dritto nel segno. Lasciatemela scrivere, dai, per favore. Scrivi quel che vuoi, sei sicuro di farcela? D'accordo, mi fido. Vai. E vai, ci penso io. Ehi, ne sei proprio sicuro? Se scoprono la nostra identità, tutto questo lavoro sarà stato inutile. Lo so, lo so. Bene, e domani sia. Non prendetela sotto gamba. Ba-bum, para-ba-bum, bam-bum, bam-bum. Ehi! La-lao. Beh, che ti piace o no, la vera battaglia comincia domani. Preparati come si deve, ok? Va bene. Piripi piripi. Quante cose che vorrei scrivere sulla lettera di sfida. È difficile trovare le parole giuste. Sei sicuro che ce la puoi fare? Non ti preoccupare, ho anche fatto un logo. Un logo?
Sì, domani lo vedrai. Ora sono preoccupata. Comunque, dovreste riposarvi. Se domani sbagliamo, siamo finiti. Lascio fare a te, conto su di voi gentaglia, que sera sera. What? Vabbè, conto su di voi. Ce la possiamo fare. Ricordatevi, non possiamo fidarci degli adulti del cazzo. Per questo dobbiamo pensarci da soli. Comunque, facciamolo in grande stile. No, io di suo giro mi fido, lui è un patato. È un bravo micone lui. Bravo suo giro, è piccolino lui, suo giro bello lui. Dannazione. E visto che, tanto, la pianta è qui, non è bella come pensavo, sembra un po' smorta. Adesso che ci penso hai comprato del concime, no? Perché non provi a usarlo? E come ho detto, veramente cambia sì e no niente, quindi diamogli il concime che capita e va bene così, credetemi. È roba da poco, ma sempre meglio di non darle niente. Piripipink. E un pirulino di gentilezza sale nella mia lista. Così dovrebbe bastare per un po'. Già, dovrebbe bastare sicuramente. Quindi, già che ci siamo, vuoi allenarti un po'? Beh, perché no? Facciamolo. Aumentiamo la nostra muscolatura. Ok, al lavoro. Mettiamo alla prova il tuo spirito combattivo. Va bene. Vuoi prendere qualcosa? È trocca. L'iperproteico, tra l'altro, ci aumenta ancora di più il bonus, ma non ne vale la pena, credetemi. Cioè, non con la trave, insomma. Quindi per ora usiamo il frullato proteico normale, che vabbè ci dà il bonus di 1. Ma buttalo via, lo prendo. Tanto ne ho 99, hai voglia, se li uso tutti. Beh, è un bel bonus. Cominciamo l'allenamento. Sì. Bene così, puoi farcela. Sgombra la mente, concentrati. Non mollare, dai, spingiti oltre i tuoi limiti. Ma dimmi qualcosa che non so, Morgana. Ottimo lavoro, continuiamo così. Pare che tu abbia acquistato un po' di forza, ovvero 5 HP. Grazie. Però sembra anche che il frullato proteico stia dando i suoi frutti. Già, più 1 HP. Devo vedere quanto siamo di HP adesso. Prima eravamo a 155, poi siamo saliti di livello. Con questo abbiamo aumentato di 12. Bah, chissà, secondo me saremo forse poco meno del 200. Ti dico 187, secondo me. Beh, si sta facendo tardi. Perché non ti fai una bella dormita e una bella doccia, magari? Hey. Pam 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 pam. Take your heart. Oh no, oggi niente posto. Ieri sera c'era una serie TV straniera, l'ho vista solo in parte, ma mi sono persa tantissimo. Ora voglio vederla dall'inizio. Chissà se posso recuperare la prima stagione da qualche parte. Che ne dici di quel video noleggio a Central Street? Vero, devo andare a comprare qualcosa per leggere i DVD. Con la tessera annuale puoi noleggiare tutti i DVD che vuoi. Oh, è una grossa catena, quindi potrebbero averla. Grazie, dopo ci faccio un salto. Il video noleggio a Central Street. Oh, forse parlano di quel grosso edificio di fronte alla libreria. Poter prendere in prestito quanto vuoi è interessante. Dobbiamo dare un'occhiata quando abbiamo tempo. Già, dobbiamo dare un'occhiata. Stesso discorso, ragazzi. I DVD non ci servono più, veramente. Sono molto utili perché ti danno un bel boost in statistiche, ma non ne vale più la pena, per me almeno. Una lettera di sfida? Ho sentito che erano già appese ancora prima che arrivasse qualcuno stamattina. Signor Suguo Kamoshida, il gran bastardo della lussuria. Sappiamo bene quanto fai schifo e che hai riversato i tuoi desideri distorti su degli studenti inermi. Ecco perché abbiamo deciso di rubarti quei desideri e di farti confessare i tuoi peccati. Questo accadrà domani, ci auguriamo che tu sia pronto. Firmato, i ladri fantasma di cuori. Tan tan tan. Wow. Parababa. Non male, eh? Mi sono ispirato ad alcune cosette che ho trovato online. Certo. Capisco cosa volevi comunicare, ma sembra che a parlare sia un idiota che cerca di fare l'adulto. Anche il logo è un po' deludente. Sapete che c'è? Non è assolutamente vero. Il prof Kamoshida ha fatto qualcosa che non va? Vuol dire che le voci erano vere? Aspettate un attimo, qualcuno cercherà di rubare qualcosa al prof Kamoshida?
Cos'è questo strano logo? E chi sono questi ladri fantasma di cuori? Dun, dun, dun. Sono tutti in fermento, quindi siamo a posto, no? Ehi, che sta succedendo? Chi è il responsabile? Guardate un po', reazione prevedibile per uno che sa cosa si intende con desideri distorti. Credo che l'abbia presa un po' male. Sei stato tu? O forse tu? Siete stati voi due? Di che sta parlando? Quindi fate gli ignorri. Ma non c'è problema, molto presto verrete espulsi comunque. Forza, rubatelo se ci riuscite. Tan tan. Scusatemi. Teste di cazzo. A giudicare dalla sua reazione, devono esserci stati degli effetti nel palazzo. Questo significa che il tesoro è comparso. Potremmo rubarglielo oggi, giusto? Non oggi, solo oggi. Le ripercussioni di una lettera di sfida non durano molto e non possono ripetersi. Questa sarà la nostra unica occasione per rubare il tesoro. Un giorno è sufficiente per noi. Già, ci ho messo un giorno per trovare la strada e un giorno mi basterà per rubare il suo tesoro. Forza, andiamo ragazzi. Andiamo a fare lezione, poi andiamo a rubarglielo. Visto che è mattina presto, dobbiamo aspettare il pomeriggio per far sì di poter andare a rubare un tesoro. Prima le lezioni, poi il divertimento, giusto? Non vedevo l'ora di arrivare al momento di una boss fight seria e provare le mie abilità, ragazzi. Non vedevo l'ora. Però per sicurezza, un salvataggio io ce lo faccio. Allora ragazzi, abbiamo trovato degli shortcut apposta. Che ne dite di usarli? La sala del trono, forza, andiamo. E come potete vedere, nessuno si siede perché siamo di fretta. Quindi, forza, corriamo dentro. Andiamo a rubare quel tesoro. Ma guarda, un bel paio di gambe. Di marmo, tra l'altro. Ma che diavolo sta succedendo? La porta è aperta e non ci sono guardie. Ora che li ha assegnati altrove, forse questa zona è sguarnita. Un po' stupida come idea, cioè, tu dovresti proteggere il tesoro, non mettere tutto in giro e non proteggerlo, vabbè. Comunque per avere la meglio ci basta rubare il tesoro, non ci fermiamo. Forza allora, muoviamoci. Andiamo a prendere il suddetto tesoro. Però prima, quale persona ho? Arsène. Arsène mi va benissimo. Apriamo la porta. Eccolo lì. È una corona. Per un re, giustamente, è l'oggetto giusto. Oh yeah, il tesoro è comparso. Cavoli, è enorme. E allora che ne pensate? È proprio come dicevo, ora possiamo rubarlo. Ah, questo luccichio mi fa venire le lacrime agli occhi. A me fa rabbia. Perché è così bello? Non dovrebbero essere dei desideri di Kamoshida? Il tesoro! Ah, il gatto è parecchio agitato. Che ti prende? C'è qualcosa? Miau! Miau! Non è erba gatta. Miau! 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 D'accordo, basta così, stupido gatto. Oh, cazzo. Scusatemi, già, perdonatemi per questo spettacolo indecoroso di fronte a una signora. Eri completamente fuori di te, che ti è successo? E non riuscivo nemmeno a fermarmi, i desideri umani mi attraggono da morire. Non è forse la prova che sono umano? Come facciamo a saperlo? Comunque dovete trasportarlo voi, ragazzi. Non fai altro che urlare ordini. Comunque, è stato più facile di quanto mi aspettassi. Temevo che qualche trappola mortale o altro. Il suo palazzo scomparirà se lo portiamo con noi, giusto? E anche Kamoshida cambierà. Così dovrebbe essere. Bene, è la nostra occasione allora. La Madonna. È pesante. Chi si aspettava che potesse andare così bene? Ho perfino trovato tre evocatori di persona.
Ci avevo visto giusto. Ho fatto la scelta migliore a stringere un patto con te. Sento che il mio legame con Morgana si sta rafforzando. E il mago è arrivato al rango numero 2. Morgana purtroppo è uno di quei confidenti che per aumentarlo dovremmo solo aspettare la storia, quindi nient'altro. Il rango 2 è aumentato. Vai, vai, vai così, Kamoshida! Yeah. Ma che... Che scena indecorosa comunque. Ridatemi la corona. Questa è mia. Non permetterò a nessuno di sottrarmela. Ma non l'avevamo ammazzato l'ombra di lei? È la prova che io sono il re di questo castello. È il nucleo di questo mondo. Quel verme bastardo. È così che mi vede, vero? E l'avevi anche uccisa ieri, tra l'altro. Ehi, pervertito, ci aspettavi per tenderci un'imboscata? Così è stato più facile trovarvi. Non ha tutti i torti. Mi sbarazzerò di voi in prima persona, qui e ora. Quella è la nostra battuta, molestatore sessuale del cazzo. Che malinteso egoistico. In che senso sarebbe malinteso? Hai fatto cose atroci nascondendole a tutti. Sono stati quelli intorno a me a tenerle nascoste. Adulti che vogliono una fetta del mio successo, studenti con la brama della vittoria. Mi proteggono volentieri, così che tutti possano trarne vantaggio. Vantaggio? Ci sono troppi imbecilli che non riescono a comprenderlo. Inclusi degli ingenui mocciosi come voi e quella ragazza che ha cercato di ammazzarsi. È vero, è stata stupida a lasciarsi manipolare da te e cercare di suicidarsi. E io sono stata ancora più idiota a non accorgermene. Ma non importa quanto qualcuno possa essere sciocco. A nessuno serve il tuo permesso per vivere la propria vita. Abbassa la cresta, zotica. Non c'è nulla di male se sfrutto i miei talenti per il mio tornaconto. Sono una spanna sopra gli altri umani. Sopra? Vorrei dire sotto. Sei un maleducato demone ossessionato dai tuoi desideri malati. Hai ragione, non sono come voi. Io sono il demone che governa questo mondo. Mamma mia, Kamoshida è, secondo me, fra tutti i boss dei castelli. Ma che diavolo! Quello esteticamente più brutto di tutti, veramente. Posso fare ciò che voglio. Facciamola finita. Iniziamo. Guarda un po', c'ha degli schiavi attaccati a una palla. Dannati mocciosi buoni a nulla. Non vi hanno insegnato a non infastidire il prossimo, eh? Guardate, il tesoro è lassù. Dovremmo prenderlo di sorpresa e rubarlo. Attacchiamolo e aspettiamo il momento opportuno. Schiacciata. Ops, non sei così bravo come sembra, eh? Il prossimo è Anna ad andare avanti, eh? Cosa succede se io per caso ti uccidessi con un colpo solo in questa fase? Non credo succederà, però perché non provare? Ionix si carica. E beh, io direi che tanto questo non succede. Diminuisce l'attacco dei nemici, facciamolo volentieri, visto che comunque noi saremo anche forti, ma non i miei compagni. Aumentiamo l'attacco di un alleato, ovvero il nostro, e facciamo la più forte delle schiacciate a questo stronzo. E beh no, io ti attaccherei e basta, visto che non posso fare altro. Schiacciata. 5-6 di danno. Abbiamo 226 di danno. Ops, qualcuno ha riflesso l'attacco, Kamoshish. Allora, torniamo con Arsene e creiamo un centro perfetto.
con un grande colpo critico. 1772. Brutto stronzo. Attacca Han. Attacca anche tu Ryuji. E attacca anche tu Morgana. Aumento di libido. E si mangia un culetto. Buono. E ha recuperato 3000. Questo ovviamente è scriptato che guadagna tantissimo, eh. Ha fatto centro. Fatevi sotto, merdine. Stanotte non vi lascerò dormire. Si è curato. Forse ci è riuscito mangiando una di quelle. Cosa all'interno del trofeo? Allora dobbiamo prima distruggerlo, quello. Vediamo. Ops, poco danno, mi dispiace. Allora, io ti dirò. Facciamo un'altra carica. Vai. Tanto il nostro attacco è già aumentato grazie a Ryuji. Perché no? Attacchiamo lui prima. Sì, attacchiamo questo vaso bellissimo, questa coppa. Ehi! Non hai idea di quanto valga, perciò non toccare. Non farlo più, capito? Ti ho avvertito. Quando ci dicono di non fare una cosa, a noi viene ancora più voglia di farla. Siamo dei bambini, in pratica. Are! Leccata lussuriosa. Questo attacco non mi sembra... Che cazzo è successo? È ferma come un blocco di marmo. Che schifo. Attacco aumentato. Minchia, 28 di danno. Wow. Ti sei impegnato, Kamoshida, eh? E allora... Assau Tobi. Ops, qualcuno è stato asfaltato, Kamoshida. Non è possibile. Me l'avevano dato per la vittoria del campionato. Benissimo. Ops, Kamoshida. Pensate di potervela cavare in questo modo? Non avete capito chi sono? Io sono Kamoshida, non ci arrivate? E allora? Eh? Ripeto, io sono Kamoshida, sono il re. Ti ho sempre visto come un arrogante pallone gonfiato. Ora tutto ciò che vedo è un patetico fallito. Bellissimo il tuo fucile, il tuo ancora di più. Abbiamo fatto tutta questa strada per rubare quella cosa. Ora vuoi semplicemente consegnarcela? Silenzio, non lascerò che gente come voi se ne impossessa. Hai ancora la forza di dire una cosa come questa? Allora anche noi ci metteremo in campo con tutte le nostre forze. E tra l'altro questo è un finale alternativo della battaglia. Sostanzialmente cosa sarebbe dovuto succedere? Io sono il re. Se non io, allora chi? Come osate continuare a sfidarmi? Sembra proprio che debba usare l'artiglieria. Schiavi, portate quelle che sapete. Andiamo, corriamo. Userò il colpo mortale che mi ha reso famoso durante la mia carriera. Colpo mortale perché non resterete vivi. Attacco ristabilito. Insomma, dov'è il mio pallone? Eccolo qua. Chiedo scusa, Re Kamoshida. Eccolo qui. Sei troppo lento, Mishima. Pezzo di diata. Mishima? Un momento. Cosa? Perché è qui? Calmati. Quella è una sua versione cognitiva di Mishima. Non è quello vero. Quel discorso che ha fatto prima Kamoshida tecnicamente sarebbe dovuto succedere più avanti. Ovviamente l'abbiamo asfaltato. Però... Beh... Kamoshida. Ops. Comunque vi stavo dicendo, quello che sarebbe succedere in pratica era che quel discorso ce lo faceva più avanti. Gli rubavamo la corona e lui si indeboliva e non ci attaccava più. Però siamo troppo potenti, quindi ciao ne Kamoshida. Saliti di livello. Mi dispiace Kamoshisha, hai perso. E questa corona se ne viene via con noi. È mia! No. Chi ti prendi? Non scappi via? Perché non corri? Non eri un grande atleta? È sempre stato così. Tutte quelle maledette ieni che riservavano le loro aspettative su di me.
Faccio tutto questo per loro. Che male c'è a pretendere una ricompensa in cambio? E adesso ti giustifichi? Ci occuperemo noi del tuo cuore distorto. Hai paura? In questo momento vedi esattamente ciò che vedeva Shio. Di sicuro anche lei aveva paura, ma non aveva altra scelta se non buttarsi. Cosa vuoi fare? Vuoi buttarti? O preferisci morire qui? Guarda Ann com'è bella incazzosa. Perdonami. Prendetevela. Tieni, grazie. Oh, brava Nina. Tornare a essere te stesso. Espia i tuoi peccati. È bello che comunque gli sguardi finali sono sempre: grazie di avermi fatto tornare normale. Per quanto sia un pezzo di merda, queste scene fanno comunque venire i brividi. Allora dobbiamo scappare. Andiamocene via. Questa scena immaginavo che ce la saremmo dovuto fare noi e scappare via. E invece no, è animata la cosa, quindi amen. Guarda il castello. Non potrei mai più tornare qui. Il che è un mezzo peccato, eh. Miau. Ryuji gli fa male la gamba, giustamente. Corri Ryuji, corri. Corri patato. Mamma mia. Bellissime tutte ste scene. Morgana tutto mongo. È stato terribile. Guarda il navigatore. Eh? La destinazione è stata cancellata. È vero, non potremmo più tornarci. Che ne è stato del tesoro? Ta-dan! Ma che... È una medaglia. Aspetta, dov'è finita la corona? Che sta succedendo? Significa che quella era la fonte dei desideri di Kamoshida. Per lui questa medaglia ha lo stesso valore della corona che abbiamo visto nel palazzo. Guarda com'è. Davvero mi state chiedendo questo? Una medaglia olimpica. Quindi quel pervertito è ancora aggrappato alla sua gloria passata e non riesce a rinunciarci. Ma questo significa che il cuore di Kamoshida è davvero cambiato, giusto? Probabile. Ehi, è la nostra espulsione in ballo. Guarda che è il primo passo. Guarda che è il primo successo anche per me. Comunque, non ci sono dubbi. Tutto questo deve aver influenzato molto la sua personalità. È scomparso dall'interno del palazzo, dopo tutto. Ah, sono così sulle spine. Non c'è modo di controllare. Lo scopriremo presto. Già. Avanti, perché quei musi lunghi? Siete felici? È stato un grande successo, sapete? Ancora non sappiamo se è davvero tutto ok. Sono sicuro che andrà tutto bene. Ricordate quando Kamoshida ha detto che sarebbe tornato al suo vero io, nella realtà? Sappiamo tutti che Suguru Kamoshida è un verme.
Ma è sembrato quasi riacquistare una coscienza prima di scomparire. Sono sicuro che ha funzionato. Non c'è dubbio che molte persone si siano salvate grazie a quello che avete fatto. Già. Comunque, non ci resta che aspettare. Dipende tutto da ciò che ne sarà di Kamoshida o della nostra espulsione. Dobbiamo avere pazienza. Giusto. Forza, andiamo a casa. Tutti a casa. Il mio zaino dov'è? L'abbiamo lasciato sul tetto. Il bello è che prima pioveva e adesso è tutto normale. Perfetto. Kaetaka. Oh, Sojiro. Grazie, finalmente sono riuscita a vendicare Shio. Da sola non ce l'avrei mai fatta, ne sono certa. Per cui, davvero, grazie, sono in debito con voi. Non serve ringraziarmi, merito di Ryuji, anche aiutato anche tu. Davvero? Sono felice di sentirlo. Comunque, quel mondo cognitivo era proprio folle, vero? Che posto misterioso, non riesco a credere che abbiamo veramente rubato il cuore a qualcuno. A proposito di misteri, dobbiamo parlare di quello che è successo a Morgana. Quando siamo scappati, non si è trasformato in un gatto, anche se eravamo ancora nel palazzo. Lidiana è indubbiamente acuta, sono colpito. Fondamentalmente il tesoro cambia la forma delle cose, è un effetto che scompare con esso. Ma il motivo per il quale mi sono trasformato così velocemente è la mia fantastica abilità. Che ne dici? Meraviglioso, eh? Dice che è merito suo, che creatura strana. Strana osservazione, Han, che creatura strana. Non pensi che sia un po' duro? Sì, Lady Anna ha ragione. Dopo aver parlato con te mi sento un po' meglio, grazie. Anche se non abbiamo visto i risultati è come non aver più un peso sulle spalle. Spero di non averti dato fastidio, so di aver parlato tanto. Beh, ci vediamo domani. Ciao Han, a domani. Ciao Sojiro, sono stato un eroe oggi, sai? Eh? Hai un'aria soddisfatta? Buone notizie? Nella vita non va mai nulla come si desidera. Tienilo a mente e non avrai mai grosse delusioni. Che uomo di successo che sei, Sojiro. Ma nonostante tutto ti voglio bene. Beh, direi che dopo il nostro successo vale la pena salvare.